È mercoledì 1 marzo, ben trovati con il TG Distretto di quest'oggi. Presentazione ieri a Milano per il Fuori Salone 2023 che torna alla collocazione storica di aprile dal 17 al 23. Per quanto riguarda il settore ceramico, ai noi in concomitanza con il Coverings a Orlando. La città di Milano tornerà protagonista della scena internazionale del mondo del progetto con un corposo calendario di eventi, mostre e installazioni, come sapete benissimo, in tutti i vari distretti di Milano. Focus sulle tematiche dell'economia circolare, del riuso, della sostenibilità dei processi e dei materiali. Fuori Salone si terrà con il Salone del Mobile di Milano in concomitanza come di consueto. Quest'anno il Salone è giunto alla 61esima edizione. Laboratorio Futuro è il tema dell'edizione 2023 del Fuori Salone, vediamo. Torna ad aprile, torna dopo anni di sperimentazioni alla formula, diciamo, più tradizionale. Secondo me sarà un ritorno di grande pubblico, ma anche di grande installazione e grande creatività da parte delle aziende che hanno voglia di tornare a esporsi, a mostrarsi e a sperimentare. Pensiamo che mai come oggi sia importante progettare il presente per scoprire il futuro. Quello che stiamo vedendo nell'anteprima degli eventi è un lavoro molto più curatoriale, fatto a più voci, a più mani. Quindi sicuramente vedremo delle collettive, vedremo dei lavori dove diverse discipline si mischiano, si intersecano per raccontare un po' un tema che è legato al lifestyle. Sono circa 7 milioni gli italiani rimasti senza superbonus nel 2023 dopo lo stop del governo e resta la questione dei crediti incagliati, ne abbiamo parlato spesso, arriva l'allarme dell'ANCE che esprime forte preoccupazione per la situazione, si rischiano posti di lavoro e imprese, 19 miliardi di crediti incagliati, maturati ma non pagati, mettono a rischio secondo l'ANCE 115.000 cantieri di ristrutturazione, oltre 32.000 imprese e 170.000 lavoratori, che raddoppiano naturalmente se si valuta anche l'indotto. Al porto di Ravenna in arrivo lavori per 3 miliardi, è quanto emerge dall'approvazione della prima revisione del disegno triennale 2021-2023, 10 nuovi progetti, tra questi una nuova piattaforma multimodale per l'agroalimentare con l'impianto fotovoltaico, il completamento dell'area ex Porto Carni, nuovi raccordi ferroviari per le aree logistiche, il terminal traghetti e crociere ed anche ovviamente il rigassificatore e il nuovo sistema di controllo per accessi e videosorveglianza. Il colorificio Unexa del gruppo Altadia ha condotto un importante progetto di rinnovamento del suo stabilimento di La Valle d'Alba, intervenendo sia sui processi produttivi che sulla gestione delle risorse. Il risultato è l'avviamento di un impianto per la produzione di composti completamente automatizzato, il primo del gruppo Altadia, in linea con la politica di industrializzazione 4.0, volta a migliorare la produttività e la competitività sui mercati internazionali. Ed ora il punto del direttore che ci parla di banche. Ecco, l'inflazione continua a galoppare, l'unico rimedio per quanto riguarda il presidente della Banca Europea sembra essere l'aumento dei tassi di interesse. Ecco, poi contestualmente vediamo che i soldi, i denari che noi teniamo sui nostri conti correnti non hanno lo stesso trattamento, cioè gli interessi che la banca ci offre sono in percentuale molto inferiori rispetto agli interessi che paghiamo nel momento in cui andiamo a chiedere i soldi alle banche. Noi in questo momento, noi italiani, abbiamo 1.153 miliardi di euro sui conti correnti. Ecco, il motivo per cui ci hanno aumentato il costo del denaro è spiegato con l'inflazione che, come dicevo all'inizio, continua a galoppare. Però in un qualche modo noi risparmiatori dovremmo difenderci, perché non è possibile, non è ammissibile che gli interessi che vengono riconosciuti ai nostri denari depositati sui conti correnti siano decisamente più bassi rispetto agli interessi che dobbiamo pagare nel caso in cui andiamo a chiedere dei soldi alle banche. Ebbene, il rimedio, secondo alcuni osservatori, sarebbe quello che i risparmiatori togliessero buona parte o il denaro depositato sui conti correnti per investirlo altrove, per fare altre cose. Io non sono un esperto, ma c'è chi lo fa di mestiere, però sembra proprio questo, cioè togliere i soldi dai conti correnti per portare le banche a riconoscere sui depositi tassi più alti.
Anche quest'oggi chiudiamo con l'ammontare del debito pubblico italiano, supera i 2.810 miliardi di euro. Arrivederci.